Inserito in un quadro nazionale di crescenti difficoltà, il turismo bergamasco può vantare una costante crescita di presenze, sia italiane che straniere. Un risultato infelice felice controtendenza che si deve anche alla provincia, la quale ha puntato molto sull'aeroporto di Oriel Serio e sui progetti di sostegno al settore turistico. Ne ha parlato nei giorni scorsi presso lo spazio Viterbi l'assessore alla cultura, turismo e sport Teclarondi. Nella cultura si va dall'editoria, ai progetti di fruizione dei beni culturali, ai restauri, alle biblioteche, ai musei, alle rassegne. Lo sport, naturalmente, vede il settore sia degli interventi nella cittadella dello sport, quindi interventi di investimento, ma anche tutto un lavoro culturale e infine il grandissimo e vasto ambito del turismo. Sappiamo che i dati del turismo bergamasco sono in crescita, in controtendenza col dato nazionale, è veramente un caso straordinario quello di Bergamo, anche i dati aeroportuali che nel 2008 hanno chiuso con oltre eh, 6.500.000 passeggeri hanno avuto una percentuale di crescita che ha stupefatto i dati degli altri aeroporti italiani, eh, abbiamo lavorato molto come istituzioni pubbliche e come operatori privati. Ha lavorato anche Turismo Bergamo, l'agenzia partecipata da Comune, Provincia, Camera di Commercio. Abbiamo lavorato tutti poi anche nei nostri settori. Tra le cose più importanti fatte, i comprensori scistici, c'è il grande accordo di programma su San Pellegrino Terme, sempre sul turismo lavorativo. Lavoriamo sui progetti dei sistemi turistici, miglioreremo il sito e chiuderemo con un grande convegno con importanti esperti a Bossico nel prossimo aprile.